Tiziana Magnacca, assessore alle attività produttive. Allora, non ci rivolgiamo certo alle nuove generazioni, ma che a quelli a 40 anni, a 45 anni fa hanno visto nascere e vedere nascere l'Assa Attrezzata. Che cosa gli diciamo oggi? Beh, oggi diamo finalmente la buona notizia. Grazie esclusivamente al lavoro portato avanti dal nostro presidente, dal presidente Marsiglio, oggi liquidiamo il diritto di proprietà che è stato espropriato nel 1971. Quindi parliamo di fatti accaduti più di 50 anni fa, sono più anziani di me questi fatti. Marsiglio, il presidente Marsiglio ha lavorato in questi anni affinché il governo ci riconoscesse, riconoscesse agli abruzzesi questi importi, parliamo di 14 milioni di euro che liquideranno definitivamente ogni debito che il Consorzio Val Pescara vanta, ha purtroppo nei confronti degli espropriati, ripristinando il diritto costituzionale alla proprietà e soprattutto iniziando a progettare un nuovo futuro per queste aree. Senta assessore, gran parte dunque del debito dell'ex consorzio Val Pescara va via. Che significa questo e quali sono le prospettive? Il debito di 14 milioni di euro costituiva non solo il debito più antico ma anche il debito più difficile da evadere, lo abbiamo fatto, provvederemo a stretto giro anche all'abbattimento di ulteriori 7 milioni di euro e rimarrà poca cosa che gestiremo, abbiamo già un'idea di come procedere per la gestione di quest'altra parte del debito. Significa soprattutto uscire dalla gestione commissariale, dalla liquidità e dare un nuovo impulso alla gestione di queste aree che hanno una vocazione produttiva importantissima per l'Abruzzo e quindi inserirli pienamente in una nuova pianificazione industriale della nostra regione che sarà indirizzata alla innovazione, alla competitività, alla internazionalizzazione e darà quindi una nuova, non solo una nuova immagine ma un nuovo impulso allo sviluppo economico e quindi anche sociale della nostra regione.